io sono uscita di casa da qua che erano quasi le 8:05. Fatto in tempo. Allora, ho guardato l'orologio del bar, che erano le 8:20 e ho ricevuto la telefonata. Quindi c'è gente che ha comprato la casa, no? Ha comprato la casa e quindi, cioè, cosa fai? Butti via tutto, ma non è logica la cosa, non è logica. Che il campeggio è un posto dove tu puoi metterci roulotte, camper, ci puoi stare una settimana, prendi e vai via. Qui dentro, invece qua dentro? No. Qui dentro tu acquisti un'azione ed è tua fino a quando non la rivendi. E a cosa dà diritto questa azione? Questa azione dà il diritto di mettere sopra il 50% del totale della piazzuola con una struttura semi-movibile. Quindi vi viene data una piazzuola? Completamente vuota. O chi la vuole acquistare già con una casetta sopra, che ti dà la possibilità di mettere sopra il 50% del totale della piazzola. Le piazzole sono di circa 80 metri quadri, per cui hai la possibilità di piazzare sopra una struttura mobile di circa 40 metri quadri. E da 2011 ci stanno dicendo che questa situazione è considerata un abuso edilizio ed ambientale. Cioè qua vi contestano un abuso edilizio, in sostanza. Contestano alla società. Non solo edilizio, anche ambientale. Ma voi siete residenti qua dentro? Io sono residente qui dal 2002 e questa aggiunzione ci è stata data nel 2011. Io sono in questo posto dal 92. Come sei arrivato qua? Sono arrivato qui tramite amici che abitavano, che venivano qui in vacanza, hanno detto di venire a vedere il suo posto, io sono venuto a vederlo e mi è piaciuto perché comunque ha delle strutture per poter far giocare i bambini, ha delle strutture tipo una piscina, dei campi da tennis che sono a libero utilizzo dei proprietari. E da un periodo di vacanza è diventata la vostra prima casa di fatto? Di quante persone è diventata la prima casa? Allora, io sono da solo con i miei due cani e mia mamma è da sola, pensionata e tutto quanto. E pagate una sorta di affitto? E paghiamo, non è un affitto ma è la gestione del posto, perché comunque avendo acquistato l'azione mi dà il diritto di, giustamente, l'utilizzo di determinate cose viene pagato con il pagamento della gestione del posto. Voi avevate servizi, allacciamenti? Da quando siamo arrivati qua sì, abbiamo servizi, abbiamo acqua calda, abbiamo dei contatori per il gas, dei contatori per la luce, per cui paghiamo. Qualcuno ha interventi di muratura? No, sono tutte casette mobili, nel senso che non hanno fondamenta, per cui da un momento all'altro qualsiasi persona può chiamare un carico speciale, carica con una gru il mezzo e lo porta via. E adesso cosa vi hanno imposto? Di sgomberare l'aria? Di sgomberare l'aria e di rimettere in ripristino tutto quanto il campeggio. In poche parole, noi dobbiamo prendere le nostre casette, chi ha la casetta, roulotte col pre-ingresso, prendere e portarlo fuori tutto quanto e rimettere teoricamente come era all'inizio.